un'opposizione di sinistra, come dice Di Pietro ogni tanto anche a nostre iniziative, spesso è costretto a fare la parte della sinistra perché la sinistra in Parlamento non c'è più. Noi volentieri, diciamo così, ci riapproprieremo di un ruolo di opposizione, di ripresenza appunto nel Parlamento. Ora do la parola a Giuseppe Allegri dell'Associazione Vinitalia e poi, mentre si avvicina al microfono, le lavoratrici e i lavoratori di Liberazione sono in assemblea permanente, lo avete sentito anche prima dall'intervento di Vincenzo Vita, e volentieri vi diamo la parola per leggere un comunicato naturalmente del comitato di redazione dell'assemblea permanente. Grazie innanzitutto dell'ospitalità, dell'invito. Farò un intervento brevissimo per evitare di andare oltre determinati orari. Diciamo che io sono uno tra i fondatori del Basic Income Network, che è un'associazione per il reddito di base. Basic Income è la rete italiana di una rete europea, di una rete globale che si chiama Basic Income Earth Network, e ci siamo formati da 3-4 anni in Italia, abbiamo portato avanti delle battaglie. Ecco, la prima sulla quale mi sento di collegarmi all'intervento di Venica è proprio sulla Regione Lazio, che so che il partito si sta mobilitando, perché la Regione Lazio ha adottato una legge, la 4 del 2009, che prevede il reddito minimo garantito, fu approvata con il voto, anzi fu proposta dall'allora assessore del lavoro di fondazione, e quando è arrivata la Polverini invece ha completamente definanziato, erano stati finanziati 120 milioni di euro e sono stati completamente tolti dal finanziamento della legge sul reddito della Regione Lazio. E però entro il 31 gennaio i movimenti illegali, tutto il sindacalismo e i partiti di sinistra si stanno mobilitando per raccogliere 100.000 firme per obbligare la Polverini, la giunta attualmente tristemente diciamo al governo in questa regione, invece per rifinanziare il reddito minimo garantito. Perché? Perché riteniamo che il reddito minimo garantito in una fase di crisi come questa sia lo strumento diciamo fondamentale dal quale partire per cercare di tutelare tutte le forme del lavoro. Questo è il punto di partenza dal quale diciamo al quale inviteremo una riflessione comune diciamo di tutte le forze di sinistra e tutte le forze sindacali. Cioè quello che disse Ferraioli un qualche tempo fa in un'intervista sul Manifesto, cioè assumere che la tutela della dignità dell'essere umano, la tutela della dignità del lavoratore, diciamo, passa per la inclusione sociale, per una nuova cittadinanza sociale. Questa nuova cittadinanza sociale deve essere ancorata a un nuovo diritto sociale, che è quello del sostegno, del reddito garantito come un nuovo diritto fondamentale. Allora, la possibilità di cercare di utilizzare questa occasione della crisi, diciamo, come un'occasione costituente, è il grande insegnamento che ci viene da tutte le trasformazioni, diciamo, epocali che si sono avute nel capitalismo e non solo, in quello che portava avanti sempre il carbonato. Scusa se posso, vi pregherei di avere. Siamo nei letti previsti. Pregherei tutti davvero di porre la massima attenzione, non solo per il merito di quello che ci sta dicendo, ma anche per dovere, diciamo, di ospitalità e di ascolto. Grazie. Sì, brevemente, cioè cogliere l'occasione della crisi, diciamo, come un'occasione costituente per far sì che le battaglie che la sinistra, il sindacato e i movimenti dei precari portano avanti in Italia non siano soltanto battaglie, diciamo, di resistenza, che prevedano semplicemente una postura, diciamo, passiva, ma invece la possibilità, un po' quello che diceva anche Franco Russo nel suo intervento, di ripensare radicalmente l'intervento delle politiche pubbliche a livello statuale e a livello europeo. E questa è la chance che dobbiamo darci dentro il 2012. Alludere alla possibilità di una coalizione, di un'alleanza tra le forze partitiche dentro la rappresentanza tradizionale, tra le forze sindacali nuove e vecchie, tra i movimenti sociali, pensiamo ai movimenti di San Precario, ai movimenti che hanno cercato di organizzare il lavoro precario, il lavoro, le nuove forme del lavoro. Ecco, per porre la questione dell'urgenza di nuove politiche sociali pubbliche, di un nuovo investimento sul cambiamento di sistema, sull'alternativa di sistema, ecco, che passi per la possibilità di ribaltare di fatto non solo le politiche economiche, ma anche l'idea di un intervento pubblico, l'idea di una riappropriazione degli spazi, di fatto scardinando sia la dimensione del pubblico che del privato, provando invece a portare avanti una tutela, una cosa che forse è stata presente solo in parte dentro questa discussione di oggi, una tutela dei beni comuni, di un nuovo modo di vivere in comune. Ecco. E il passaggio che noi riteniamo che debba essere fatto in modo potente, però questo è uno aggredire
a gennaio partirà la delega sulla riforma degli ammortizzatori sociali in questo paese. Ecco, che questa delega sulla riforma degli ammortizzatori sociali permetta a noi di aprire una campagna che sia una campagna contro il paternalismo, contro il pauperismo, contro il rigore, e per ripensare gli interventi pubblici come forme di tutela dell'unità umana, a partire soprattutto dalle nuove forme del lavoro che non hanno nessun tipo di garanzia. È inutile che faccio l'elenco dei vari secondi di lavori precari, delle 47 forme di lavoro precario che esistono in Italia, e le quali persone espulse dal mercato del lavoro non hanno nessuna forma di tutela minima di base. Forse l'Italia è l'unico paese a livello europeo, insieme alla Grecia, che non prevede una tendenziale aspirazione universalistica del resto. Ecco, allora, queste parole d'ordine di tutelare il reddito, diciamo, il reddito non di ultima istanza, ma come spazio di autodeterminazione di una vita felice, per dire, insomma, un no collettivo al ricatto, insomma, che un no collettivo al ricatto sull'articolo 18, un no collettivo al ricatto sul lavoro precario, un no collettivo al ricatto sul diritto all'abitare. Ecco, che questo può essere lo spazio di una coalizione che giochi il campo italiano del 2012 sulla, contrastando la prevedibile riforma degli ammortizzatori sociali, che sarà una riforma paternalistica, paternalistica, eccetera, e dall'altro invece avere la forza di porre l'orizzonte europeo come un orizzonte costituente, cioè avere la forza di uscire dalle secche, diciamo, dello Stato nazione e porre l'orizzonte di ripensare l'Unione Europea verrà riscritta dall'alto, dal duo Mercosì, c'è poco da fare, e passerà attraverso il paternalismo di Monti e dello stesso Napolitano, che faranno da mediatori rispetto al paese più arretrato, più in crisi attualmente in Italia. Ecco, noi lì giocarci la scelta, la chance costituente di ripensare dal basso l'Europa è un'occasione, diciamo, che non dobbiamo lasciarci sfuggire, ancora di più perché da aprile del 2011 sarà possibile portare avanti l'iniziativa dei cittadini europei, che è uno strumento che permette la presentazione di un progetto di legge con una raccolta di milioni di firme dei cittadini europei, e da presentare alla Commissione europea, da discutere dentro il Parlamento europeo. Quella è l'occasione in cui possiamo mettere a valore quanto si è cercato di organizzare negli ultimi 20 anni dentro e contro il neoliberismo e dentro e contro l'attuale.